Da un lato l'invio di personale e medicinali verso le zone di guerra, dall'altro la preparazione di alloggi per i profughi. Si lavora di ora in ora per mettere a punto l'accoglienza in Lombardia. Impossibile dire quanti dei cittadini in fuga arriveranno. Solo a Milano lavorano stabilmente 22.500 ucraini, 18.000 sono donne che potrebbero farsi raggiungere da figli e nipoti. In mattinata il prefetto di Milano ha incontrato il console ucraino. Stiamo attivando una rete istituzionale e associativa, iniziamo ad avere le prime disponibilità, pensiamo per nuclei familiari, tendenzialmente mamma e bambini. Certo, se i numeri dovessero crescere si vedrà. La Regione ha messo a disposizione 8 ex Covid hotel, 5 a Milano, 2 a Bergamo e 1 a Varese. Dal capoluogo sono poi pronti a partire medici e mezzi per trasportare in Italia bambini bisognosi di cure. Saremo in grado di ospitare 27 bambini più i loro genitori in ospedale, più altri 20 posti per neonatologia. Per altri bambini malati oncologici disponibili posti al San Matteo di Pavia e all'Istituto dei Tumori di Milano. La Regione insieme alla Croce Rossa sta organizzando anche spedizioni di medicinali verso le zone bombardate. Al lavoro ci sono anche tante ONLUS e associazioni. Donate fondi, l'appello della Carità Sambrosiana.